Arrivato il momento di ascoltare un'altra voce, ma non è un concorrente in gara, è uno dei primi ospiti di questa edizione. Sì, però vorrei qui accanto, se tu me lo permetti, se tu mi dai il consenso, ma come, senti, di avere un amico di viaggio, veramente, che per me è importante, che è Gianni Testa. Gianni Testa dov'è? Gianni Testa è il nostro presidente Gianni di giuria. Testa, che è Gianni Testa, che è il presidente della giuria. Allora, intanto buonasera, finalmente ci sentiamo, ben trovati a tutti qua. Vabbè, comunque succede anche della dei microfoni, certo, non è che succede a noi basta. Facciamo un applauso al nostro pubblico che stiamo facendo. Impossibile ormai, perché, sì. Insomma, diciamo che questa prima edizione è molto sudata, ma è tanto bella proprio perché è così nostrana, cioè, no? Ed è bella per questo. E, dicevo, sono il direttore artistico di due grandi etichette discografiche, Giuseppa Label e Giuseppa Publishing, appunto, che sono due etichette giovani in ascesa nel panorama della musica italiana. Abbiamo prodotto da Valeria Marini a Federico Fashion Style, all'ultimo singolo anche di Vittorio De Scalzi, Quelle Navi. Cioè, e poi l'etichetta, appunto, appena citata, è l'etichetta che accompagna la DDT Music, che sono le due etichette che andranno a produrre questa meravigliosa compilation, perché alla fine di questo festival verrà stampata questa compilation e distribuita in tutto il mondo. Per cui, ecco, detto questo, io direi: Gianni, ma perché tu sei qua a cantare a me? Boh, per caso. Sono qui veramente perché Fabrizio... Abitavamo sopra, no? Esatto. Ti mancava il pane, hai mica un pezzettino di pane? Ero lì a ascoltare delle cose, che cosa ascolti? Mi dice, no, non è vero, non è andata così. Non è andata così. Com'è? È andata in modo straordinariamente bellissimo e casuale, perché un ragazzo voleva partecipare a questo festival, mi fa: Gianni, ho letto di questo festival cristiano, eccetera, ma tu ne sai qualcosa? Io veramente no, non ne so niente, mi gira il sito, il link di internet e lì mi si è aperto il cuore. Per la prima volta ho fatto qualcosa che non faccio mai in vita mia, ho scritto un messaggio alla segreteria, ho detto: ma posso avere delle informazioni più dettagliate, che cosa succede, insomma, un contatto, perché questa manifestazione secondo me è di una straordinaria importanza in questo momento. Dopo un'ora e mezza mi sento arrivare la chiamata di Fabrizio, dice: dimmi che cosa possiamo parlare, insomma, e ci siamo raccontati due cose al telefono. Fabrizio ha apprezzato molto la mia normalità nello scrivere un messaggio, la mia serenità, no? E qui ci siamo incontrati dopo due giorni a Roma, e lui in albergo, e come due vecchi amici. Come due amici di microfono, a te non ti vogliono niente, bene. Il microfono oggi non mi vuole. Ma quando tu cantavi, ti accadeva che quando cantavi? No, perché io sono buono col figlio. Potrei dire per questo che hai smesso? No, ho smesso perché grazie. E quindi ci siamo raccontati un po' di verità, un po' di testimonianza, testimonianze che ci accomunano, tra l'altro. E quali sono queste testimonianze? Testimonianze, insomma, di riconversione, di grandi cadute, veramente molto molto in basso, e di grande risalita, grande luce, insomma, che ho trovato, insomma, incontrando il Signore, ma ancora prima incontrando Padre Pio, quando ancora nemmeno sapevo chi fosse Padre Pio. Certo. Una testimonianza molto lunga da raccontare adesso. No, insomma, vabbè, la canteremo poi in separata sede, anche in video, ma non in questo momento. E dopo due giorni mi richiama Fabrizio e mi fa: senti, io ho deciso una cosa, voglio che tu sia il presidente di giuria di questo festival. Sì, è vero. Io ho perso il respiro per almeno un minuto e poi ho detto: perché no, se il Signore chiama, se Fabrizio mi invita, faremo questo servizio. Ed è un servizio quello che sto facendo oggi. E la cosa bella è che... Grazie di cuore, veramente. E la cosa bella di questa unione è che, a parte l'amicizia che ci univa, tra virgolette, diciamo, un'amicizia solamente prettamente discografica e di lavoro, adesso invece ci ha unito anche in quello che sono i due uomini, no? Fabrizio Venturi e Gianni Testa, al di là del festival, perché ci troviamo veramente all'unisono in una cosa che è fondamentale, quello di avere nel cuore una grande cosa, Gesù Cristo. E questo ha fatto sì che le cose avvenissero, questa come tante altre, come quelle abbiamo raccontato prima, come quelle, appunto, di un amico di viaggio
che voglio ricordare ancora, Massimiliano Menichetti, che è il direttore. Un applauso, secondo me ci sta. Il direttore di Radio Vaticana e Vatican News. Perché per me questi sono, dei grandi traguardi. Cioè, quello arrivare al punto di essere aiutato ad aiutare le persone a capire il significato di queste bellissime canzoni, perché entrano nei cuori ora più che mai, perché adesso i cuori sono squarciati da questo grande nemico che si chiama Covid, e sono poche le famiglie dove non ci sono dei lutti, per cui laddove, se fosse la parola amore, dovesse essere indirizzata per posta, non, questi indirizzi andrebbero persi, non si sa a chi indirizzare, perché le persone che perdono l'amore dove indirizzano appunto questa parola che si chiama amore? E io credo che dall'alto ci venga calata una maniglia, questa fune al quale aggrapparci, e credo veramente che sia l'unica soluzione per continuare ad andare avanti in un momento così critico dove tutto il pianeta è in ginocchio. E credo che veramente la musica possa dare il suo grande apporto, perché appunto cantando è più facile trasmettere emozioni che in qualsiasi altro modo a noi dato. Grazie Gianni, grazie, grazie veramente, grazie, buon lavoro.